Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its mission? To explore strange new worlds, to discover new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Captain, this is Scotty. Incoming communication from Starfleet. Nel 1991 cadeva un importante anniversario, quello dei 25 anni di Star Trek, purtroppo in contemporanea con la morte dell'autore Gene Roddenberry. Ma celebrare questa meravigliosa serie televisiva sembrava il miglior omaggio anche per lui. Nonostante fossero presenti sul mercato già altri titoli dedicati a Star Trek, si pensò anche a un videogioco per questi 25 anni, a dire il vero a più videogiochi, per diverse piattaforme. Ma quello che analizziamo oggi, in questa rubrica, è dedicato ai computer DOS. Arriverà successivamente anche su Macintosh e persino Amiga. La Interplay tenta qualcosa di coraggioso ed ambizioso. Infatti vuole creare un ibrido fra due delle correnti più di tendenza nel 1992, ovvero i simulatori spaziali alla Wing Commander e le avventure grafiche alla Monkey Island. Le vicende di gioco non potevano che partire dalla lancia della leggendaria nave stellare Enterprise, capitanata da Jim Tiberius Kirk e da uno staff composto da altri umani come Scott, McCoy, Sulu, Uhura, ma senza dimenticare un esponente importantissimo ed iconico di una razza diversa, un vulcaniano chiamato Spock. Nel telefilm ognuno aveva le sue mansioni, i suoi compiti. Uhura era addetta alle telecomunicazioni, McCoy era il medico, Spock lo scienziato più brillante. Tutti quanti, insieme, componevano una squadra eccezionale, forse la migliore dell'intera flotta stellare. Difficile per un designer di videogiochi inventarsi qualcosa capace di rendere onore a tutti questi personaggi, tutta la loro grandezza e profondità. Si rivelava indispensabile una struttura capace di dar loro voce, di garantire dialoghi in abbondanza, nonché una narrazione articolata a sufficienza. Non si poteva fare altro che virare verso le avventure grafiche. Tuttavia, sebbene siano state le storie e le parole proferite puntata dopo puntata da questo splendido equipaggio a farci innamorare di esso, non si può ignorare come un'altra componente molto importante ed entusiasmante degli episodi televisivi siano stati i combattimenti spaziali. Oltre che di buon marketing, quindi, l'idea di fondere questi due generi videoludici sembra anche opportuna ai fini della sintesi dell'atmosfera più giusta. Starfleet wants you to determine the nature of these creatures and to resolve the situation without bringing harm to the colonists. Starfleet out. Dalla plancia riceviamo il briefing delle nostre missioni. Veniamo contattati da un nostro superiore che ci illumina su questo o quell'altro problema. Dopodiché, scegliendo la locazione giusta dalla mappa stellare, ci dirigeremo in loco per risolvere la situazione. La mappa stellare è inoltre anche un sistema antipirateria. Star Trek 25° anniversario, infatti, non era proprio un titolo comune tra i videogiocatori appassionati del suo tempo. La mappa stellare, infatti, non aveva indicazioni sui pianeti e soltanto consultando la mappa fornita con il manuale era possibile raggiungerli. Altrimenti ci si sarebbe imbattuti in combattimenti spaziali praticamente invincibili. Questo sistema sembra aver funzionato bene, rivelandosi più efficace delle protezioni usuali. Prima di addentrarci nella missione potremo consultare rapidamente i nostri sottoposti per avere informazioni più precise e soprattutto consultare il computer di bordo. Dovremo scrivere letteralmente l'argomento che vorremmo approfondire per ricevere un surplus di informazioni utili e dettagliate. In alcuni casi questo si rivelerà fondamentale per non rimanere bloccati in determinati punti del gioco. I am worried about Brother Chubb. Can you examine him, Doctor? Questa che stiamo osservando è la parte da pura avventura grafica. Noi siamo sempre al comando di Kirk, il quale avrà a fianco a sé in ogni missione sia Spock sia McCoy, in più un reshirt dell'Enterprise. Questi ultimi sono elementi di grado inferiore dell'equipaggio che nella missione non hanno sempre un ruolo attivo, ma, come vi spiegherò più tardi, avranno comunque una loro valenza. Come anticipato, Spock sarà utile ogni volta che avremo bisogno di un parere scientifico su un oggetto, su un macchinario o su una situazione. La presenza di McCoy invece sarà cruciale per salvare eventuali feriti che incontreremo lungo le missioni o esaminare corpi in generale.
L'interfaccia di gioco ricorda quella che più avanti sarà di Full Throttle e altre avventure LucasArts, ovvero con una figura umana o pseudotale che avrà una bocca, delle mani, che significheranno anche guardare, usare e così via. Peccato che ad essa non si possa abbinare anche un puntatore intelligente, infatti passando sopra un oggetto non avremo né un cambiamento dello stesso, né una descrizione al volo da qualche parte nello schermo. Giochi contemporanei della LucasArts avevano già risolto questo problema, e in ottica di retro gaming è un problema che oggi pesa abbastanza, piuttosto fastidioso. Per fortuna in Star Trek 25° anniversario non c'è mai una situazione da pixel hunting dove dovremmo mai selezionare oggetti troppo piccoli o troppo poco visibili, e questo aiuta a lenire la limitazione dell'interfaccia. In effetti buona parte del gameplay di questo prodotto si gioca nell'inventario. In esso, oltre ai vari oggetti che potremo incontrare nelle schermate e raccogliere, avremo fondamentali pezzi dell'equipaggiamento, in primis gli iconici phaser e tricorder. I phaser sono come delle pistole, più che altro dei generatori di energia, che potrà essere usata in maniera distruttiva o utile per risolvere qualche enigma. Il tricorder invece è una sorta di lettore di qualunque cosa, basterà puntarlo su un oggetto e ottenere una descrizione di esso. Per ultimo non manca un kit medico per un pronto soccorso all'occorrenza. Il kit medico e il tricorder attivano immediatamente ed automaticamente McCoy e Spock. Saranno sempre loro ad occuparsi di cure ed analisi. Ma attenzione perché l'interfaccia non è studiata benissimo in questo. Per alcuni enigmi, infatti, dovremo cliccare su Spock e McCoy per utilizzarli al momento opportuno, nel caso in cui il loro apporto esulerà dall'utilizzo del kit medico o del tricorder, si intende. Se questo, alla larga, può avere un senso, è particolarmente poco intuitivo durante il gioco. Durante la nostra partita potremo conversare con diversi personaggi. A dire il vero, ogni missione ne propone pochissimi, se non in alcuni casi addirittura nessuno. Ma non si potrà andare avanti senza risolvere veri e propri rompicapo più classici. Risistemare un macchinario, aprire una porta, superare dei test. Quasi sempre sarà necessaria la combinazione di oggetti e il raccoglimento di item utili in questa o quell'altra schermata. Molto interessante come le missioni non abbiano tutte necessariamente la stessa conclusione. Possiamo arrivare al loro completamento in diversi modi, nel senso che potremo essere più o meno diligenti nell'ottemperare i nostri doveri. Chi seguiva poi la serie televisiva sa che Kirk era un personaggio piuttosto irascibile in alcuni casi. Impulsivo, decisamente umano in contrapposizione a Spock. Ecco, noi nel gioco dovremo tenerlo un po' a bada, e soltanto risolvendo le missioni nella maniera più diplomatica possibile otterremo dai nostri superiori il punteggio massimo, il quale non ha una particolare utilità, ma può interessare ai completisti. Per fare un esempio, il Red Shirt che ci accompagna potrà morire se non gestiremo accuratamente un'emergenza, e questo abbasserà il nostro punteggio. Il design delle missioni offre luci ed ombre, di sicuro esse non sono divertenti in maniera strettamente intesa. Si può rimanere bloccati a lungo, le soluzioni non sono sempre intuitive. Soprattutto non è il massimo ritrovarsi alle prese con dei macchinari 2 volte su 3. E poi le missioni sono davvero molto brevi. D'altra parte va detto che in questa maniera viene catturato davvero molto bene lo spirito del telefilm. Piccole avventure, forse troppo, ma ognuna con un tema specifico e che ci permetteranno di viaggiare da una parte all'altra dell'universo. E per quanto misteriose possano essere a volte le strade dell'interfaccia, è comunque un piacere coordinarsi con McCoy, Spock o gli altri membri dell'equipaggio. Il reparto tecnico è decisamente valido per un titolo del 1992. La grafica è in 256 colori, ovviamente rispettando lo standard VGA, ma soprattutto le animazioni sono davvero curate, con moltissimi fotogrammi per ognuno dei personaggi. Essi poi sono riconoscibili, è giusto e incomprensibile il colore un po' troppo chiaro della pelle di Uhura sulla plancia dell'Enterprise, mentre i fondali propongono delle situazioni un po' più altalenanti, non sempre impeccabili. Le sezioni spaziali invece sono addirittura esaltanti. Nel 1992 la maggior parte dei sistemi doveva accontentarsi della visualizzazione in un piccolo riquadro circa al centro dello schermo, dato che la finestra intera sarebbe stata difficilmente gestibile per troppi sistemi. Ma da retro gamer il problema non ci interessa più e possiamo goderci una buona rappresentazione dello spazio e delle navi, che oggettivamente non ha moltissimo da invidiare a Wing Commander, se non inevitabilmente il sistema di combattimento, dato che qui i controlli sono molto semplificati. Potremo semplicemente sparare laser oppure torpedo e regolare la nostra velocità. Dopotutto si tratta di pochissimi scontri all'interno dell'intero gioco,
e molto d'atmosfera la costante interazione che dovremo avere con Scott, il quale potrà riparare la nostra nave in tempo reale durante i combattimenti. Dovremo chiamarlo in causa e dirgli di focalizzare le risorse energetiche verso la riparazione dello scudo, dello scafo e così via. Per fortuna i combattimenti non sono mai improbi. L'importante, ricordiamolo sempre, di salvare spesso, soprattutto in giochi di questo genere, in questo periodo storico. Davvero impressionante però il doppiaggio di questo videogioco. Se l'audio della versione classica DOS, la prima uscita, non ha nulla di eccezionale, in occasione della riedizione su CD-ROM è stato chiamato in causa l'intero cast della serie originale, con le voci di Leonard Nimoy, William Shatner ed altri, chiamati a doppiare i loro originali personaggi. E differentemente da quanto accadeva con titoli contemporanei, la qualità delle loro voci è superba, cristallina, non compressa, e ciò impreziosisce ogni dialogo e aggrada enormemente i fan. None seems likely to have any effect on human or Vulcan physiology. To be on the safe side though, I wouldn't recommend taking a snootful from one of the capsules. Senza ombra di dubbio, Star Trek 25° anniversario è il miglior gioco di Star Trek mai prodotto fino a questo momento. E indubbiamente nei ricordi e nel cuore di tanti giocatori rimane tra i migliori di sempre. Seppure imperfetto nell'esecuzione di alcune sue parti, affascina per ambizione e amore per la propria missione. È riuscito, scusate se è poco, ad essere il gioco di Star Trek che un fan voleva avere.